L'11 febbraio 2015, dalla base di Kourou, in Guyana francese, Sud America, è stato lanciato il veicolo spaziale sperimentale chiamato IXV, prodotto in collaborazione tra i vari paesi membri dell'ESA, European Spatial Agency, azienda spaziale europea. Il velivolo è stato costruito in buona parte da aziende italiane come Thales Alenia e progettato da centri di ricerca europei, tra cui il CIRA, Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, con cui da tempo il Liceo Giannone ha rapporti di collaborazione. Nell'immagine potete vedere il professor Carrino, presidente del CIRA. Nel video lo vedete mentre parla all'Open Day dell'8 febbraio, nell'aula magna del nostro liceo. Il velivolo, ad altissima tecnologia, ha avuto vari obiettivi, tra cui quelli di testare una serie di tecnologie necessarie per il rientro atmosferico da orbita bassa, di testare i prototipi utilizzati per il design del velivolo e, in generale, di accrescere le conoscenze e l'esperienza dell'industria spaziale europea. La navicella, interamente automatizzata grazie ad un'avanzatissima avionica di bordo, è partita grazie alla spinta propulsiva del vettore Vega, utilizzato per la sua quarta volta nella storia dell'ESA. Dopo aver abbandonato, come previsto, i quattro stadi del lanciatore, è riuscita a completare la rotta stabilita, terminando il suo volo suborbitale nelle acque del Pacifico. L'altezza massima raggiunta è stata intorno ai 479 km sul livello del mare, riuscendo così a superare brillantemente gli ostacoli presentati dal fenomeno dell'autocombustione. Un progetto questo che ha coinvolto moltissimi italiani, a vari livelli, da quello scientifico a quello militare. Grazie all'aiuto dell'esercito e della marina italiana, infatti, è stato possibile testare il velivolo nei cieli sul mar di Sardegna. Il CIRA, in occasione di questo evento, ha invitato nella sua sede di Capua varie autorità e importanti personaggi nel mondo dell'aerospazio, tra cui l'astronauta Paolo Nespoli. Erano presenti al convegno anche vari studenti universitari e liceali del territorio. Il Liceo Giannone c'era. Volare. Lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Emozionante il momento del countdown, vissuto con apprensione da tutti i presenti in sala. Video, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2. Allumage, premier étage, décollage. L'evento si è concluso con la notizia dello splashdown e con l'inno d'Italia, che ha voluto simboleggiare l'orgoglio di essere italiani e la gratitudine dei presenti e non solo nei confronti dei ricercatori italiani e in particolar modo di quelli del CIRA. Gli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu.
la tua voce una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.